Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis per parlare del nuovo banner. Ovviamente, come potete vedere, siamo all'interno della finestra di gioco e stiamo dando un occhio al nuovo banner di Eris, dove appunto avremo la possibilità di ottenere la sua nuova arma, la Floral Wand, e ovviamente anche il suo nuovo costume, ovvero il Floral Gown. Cosa c'è da dire su questo banner? C'è da dire che ovviamente è un banner singolo, quindi ricordatevi che i banner singoli possiedono percentuali identiche, perché hanno percentuali identiche per quanto riguarda l'arma in featured del banner con le armi presenti nella wishlist. Quindi potrebbe essere un'ottima occasione sia per pullare un'arma nuova e sia anche per incrementare gli overboost ovviamente delle vostre armi, quindi avere la possibilità fondamentalmente di avere qualche overboost in più se ci sono delle armi in particolare. Eris è un personaggio che ha già avuto fondamentalmente la sua possibilità di sfruttare l'Arcanum Vento, perché se vi ricordate bene qualche tempo fa uscì con la sua skin da principessa, chiamiamola così, o da sposa, un po' come volete voi, che aveva a disposizione l'Arcanum Vento e aveva anche a disposizione un'arma, anzi ha tuttora a disposizione un'arma che vi posso far vedere, ovvero la Prism Rod, che ci consente di avere un attacco di tipo vento magico che incrementa le statistiche di HP e Wind Boost Damage. Quindi Eris per la prima volta all'interno del gioco uscì con un setup di Arcanum magico, mentre invece qui abbiamo praticamente un supporto vento fondamentalmente fisico. Quindi è vero che potrebbe tranquillamente andare in combo con Yuffie, perché Yuffie comunque sfrutta gli attacchi fisici e sfrutta l'attacco fisico vento e quindi ci consente in un modo o nell'altro di poter giocare un setup vento con Eris, che può fare curatrice barra debuffer in questo caso, e Yuffie poter fare un setup con attacco vento e buff, che potrebbe anche essere una cosa interessante, quindi diciamo che le due si spalleggiano l'una con l'altra. Però è anche vero che Eris come DPS vento, perché appunto con la Prime Rod può, con la Prism Rod può tranquillamente fare da DPS vento, entra un po' in contrasto con Yuffie. Quindi che cosa bisognerebbe fare? Ovviamente per quanto riguarda la Floral Wand, io immagino che vorrei vedere effettivamente se abbiamo lo slot vento. Sì, immaginavo. E abbiamo anche la Cure All. Quindi in realtà questa è una buona arma, perché abbiamo il Boost Vento, la Cure All, se volete utilizzarla come arma principale, che però ovviamente abbiamo un 40% di riduzione, anche se in realtà Eris non ne ha bisogno. Cioè questa potrebbe essere una buona combo se vogliamo utilizzare Eris sempre come attaccante vento, però attaccante vento magica con debuff fisico. Quindi diciamo che è un po' particolare, è un po' particolare questa cosa. E secondo me non è ottimale. Diciamo che la formazione ottimale potrebbe tranquillamente essere utilizzare Eris come curatrice debuffer e poi utilizzare Yuffie al suo fianco come per l'appunto attaccante e successivamente buffer, perché questa è l'unica cosa che effettivamente dovremmo impostare con lei. È una buona arma, però non sapevo del Cure All, non l'avevo visto in realtà, quindi in realtà è stata una piacevole sorpresa questa, perché comunque sia rende Eris effettivamente un buon supporto. Il Cure All
con il fatto di poter abbassare difesa fisica e vento contemporaneamente, non la trovo male. Non la trovo affatto male. Pensavo fosse diverso. Mi ha sorpreso, non l'avevo notata questa cosa e mi ha sorpreso. Poi vabbè, ovviamente abbiamo il wind damage boost incrementato, di cui ero sicuro ovviamente essere presente, quindi possiamo debuffare e poi attaccare con Aurora Blow in questo caso, che viene messo in questo slot, e possiamo tranquillamente andare dritti come un treno. Se vogliamo utilizzare quest'arma come arma principale, è anche vero che si può tranquillamente utilizzare quest'arma come arma secondaria e successivamente utilizzare come arma primaria magari una Fairy Tail per le cure, oppure utilizzare questa come arma primaria, rinunciare alla Fairy Tail, fare qualche cura in meno, perché ovviamente si farà qualche cura in meno, però avere magari una Eris con doppio DPS, perché possiamo metterle la Floral Wand come arma principale, la Prism Rod come arma secondaria e farla praticamente DPS vento, soprattutto se avete il vestito Wind Arcanum, potrebbe essere un'ottima alternativa. Potrebbe essere davvero un'ottima alternativa. Bella sorpresa questa dell'healing, non me lo immaginavo, anche perché ripeto, è un'arma a 3 ATB, quindi è un'arma che comunque può essere spammata. Vorrei vedere effettivamente quanto dura il debuff, perché 16 secondi per essere soltanto 3 ATB non è neanche male, fino a un massimo di 20 secondi. La difesa fisica arriva comunque mid e rimane mid praticamente sempre. L'unica cosa che cambia è praticamente la durata del debuff, 20 secondi, che comunque sia, per 3 barre ATB. E invece la potency down del vento è high. Parte da low addirittura, e invece poi Overboost 6 praticamente diventa high direttamente. Ecco, questa già Overboost 6 diventa veramente veramente interessante. Va bene, ok, direi che l'arma di per sé possa essere figa, quindi magari pullare fino ai 6 stamp per ottenerne una copia, giusto per, perché fondamentalmente si può ottenere una singola copia senza neanche strafare, secondo me, essendo una di quelle armi che debuffa, poi diciamo che gli overboost si aumenteranno nel tempo, però per fare quello che deve fare, secondo me può anche essere utilizzato in questo modo. Certo, se avete Eris già Wind Arcanum magica, non dico che è quasi un obbligo, ma siamo lì, cioè per farvi il setup proprio DPS evento, questa è un'arma assolutamente indicata. Però se avete il costume Arcanum è meglio. Io che per esempio non ce l'ho, adesso ho un dubbio, perché potrei comunque pullarla, però non so se la sfrutterei più di tanto, quindi probabilmente la skipperò e poi la recupererò o con i ticket oppure la metterò poi in wishlist successivamente, quando potrò pullare su un altro banner. Niente, detto questo, io direi che abbiamo detto tutto quello che ci interessa sapere. Abbiamo anche guardato più nel dettaglio l'arma, che secondo me, ripeto, è una buona arma. Per me è una buona arma, però ovviamente bisogna vedere anche quello che possedete. Ripeto, secondo me è un must per chi possiede Eris DPS evento con Prism Rod e Arcanum, vestito Arcanum, mentre invece per tutti quanti gli altri potrebbe essere una mano, potrebbe essere un'idea, però non neanche necessariamente, quindi si può tranquillamente aspettare. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me anche per questo episodio. Fatemi sapere se ovviamente avete intenzione di pullare e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!